Bentornato sul canale YouTube di Guida per Casa. In alcuni miei precedenti video ho parlato del Superbonus 110%, un incentivo per l'edilizia che in questo periodo sta riscuotendo grande successo. Se hai perso questi video, ti invito a cercarli sul canale perché potrebbero essere interessanti. Non esiste però soltanto il Superbonus, che oltretutto non è altro che la maggiorazione di alcuni incentivi fiscali già in vigore in Italia da diversi anni. Esistono diversi bonus per l'edilizia, te ne ho parlato anche in un altro video, quello sul bonus ristrutturazioni. Sono bonus che definiremo ordinari e che rimangono comunque in vigore. Sono interessanti perché, a differenza del superbonus, non richiedono la realizzazione obbligata di determinati interventi, ma concedono maggiore libertà, cioè a seconda di quelle che sono le tue esigenze di ristrutturazione, puoi scegliere i lavori da fare ed avere comunque un risparmio fiscale. In particolare, in questo video ti parlerò dell'ecobonus, un incentivo che è rivolto ai lavori di efficientamento energetico, quelli che fanno parte anch'essi del superbonus, ma che in questo caso diciamo, godono di maggiore libertà di esecuzione perché non sei obbligato a realizzare i cosiddetti interventi trainanti. Quando parliamo di efficientamento energetico, parliamo di miglioramento delle prestazioni energetiche dei fabbricati, cioè l'obiettivo da perseguire è in sostanza quello di ridurre i consumi dei fabbricati, quindi in questo modo si ottiene un beneficio non solo per il portafogli, perché ovviamente si avrà un maggiore risparmio in bolletta, ma anche per l'ambiente, perché si riducono le emissioni in atmosfera. Quindi si tratta di lavori che possono essere molto importanti. In particolare, prima di entrare nel vivo e vedere quali sono i lavori che ti permettono questo risparmio, vorrei spiegare meglio, in che cosa consiste l'incentivo. Parliamo ancora una volta di una detrazione fiscale in 10 anni, quindi la possibilità praticamente di pagare le spese per i lavori e rientrare di una parte di queste spese scaricandole in sostanza dalle tasse. Quindi non è un contributo che lo Stato concede al cittadino, ma la possibilità di rientrare con uno sconto fiscale di una parte delle spese. La novità importante introdotta dal decreto rilancio, lo stesso che ha portato in vigore il superbonus, è la possibilità di poter usufruire in alternativa a questa detrazione fiscale di un risparmio immediato attraverso il cosiddetto sconto in fattura o la cessione del credito. Questo però soltanto fino al 30 giugno 2022. Quindi questa è un'occasione molto importante perché permette anche a chi non ha una grande capienza fiscale, quindi non avrebbe interesse ad avere una detrazione fiscale, di poter risparmiare per la realizzazione di questi interventi. Detto questo, bisogna dire che rispetto al bonus di ristrutturazione di cui ti ho parlato nell'altro video, ci sono delle importanti differenze. Infatti, innanzitutto per l'ecobonus non c'è un'unica aliquota di detrazione come per il bonus ristrutturazione. In realtà facciamo un po' di storia di questo incentivo. L'ecobonus nasce alcuni anni fa come detrazione 55%, quindi già era piuttosto interessante perché consentiva di rientrare di più della metà di quello che si spendeva. Qualche anno più tardi la detrazione viene portata addirittura al 65%, quindi naturalmente suscita grande interesse. Poi probabilmente ha cominciato a pesare un po' troppo sulle casse dello Stato, per cui è stata creata, diciamo, una differenziazione, cioè l'aliquota del 65% è rimasta in vigore solo per alcune tipologie di lavori, mentre per altre è stata ridotta al 50%. E questa è la situazione attuale, cioè abbiamo alcuni lavori incentivati al 65, altri al 50 e poi ci sono dei lavori in condominio, di cui non ti parlerò in dettaglio in questo video, che sono incentivati addirittura al 70 o al 75%. In questo video ci soffermeremo in particolare sui lavori per le singole unità immobiliari.
Quindi questa è la prima differenza. Altra differenza, non abbiamo un tetto di spesa su cui applicare la detrazione, quindi su cui applicare la percentuale che poi possiamo andare a recuperare, ma abbiamo dei massimali di spesa detraibili, cioè abbiamo degli importi che sono già quello che possiamo portare in detrazione. Quindi con l'aliquota di detrazione già applicata. Mi rendo conto che il discorso non è semplice, quindi se hai delle difficoltà a comprendere alcuni concetti, ti invito a consultare il mio blog Guida per Casa, www.guidaxcasa.it, dove potrai trovare traccia scritta di quello che ti spiego e quindi magari riflettere meglio e comprendere meglio alcuni concetti. Quindi abbiamo detto questa è un'altra differenza. Altra differenza, questi massimali, il massimale non è unico, ma ci sono massimali distinti a seconda delle tipologie di intervento. Ma adesso ti comincerà ad essere più chiaro perché passiamo a parlare dei singoli interventi. Prima di farlo, però, bisogna dire che per poter usufruire dell'eco bonus, ovviamente bisogna rispettare alcuni requisiti tecnici che poi vedrai con il tuo tecnico, con il progettista e con chi ti seguirà per l'intervento. Prima di entrare, diciamo, in questa fase, però, bisogna dire che un requisito almeno te lo devo dire che è molto importante. Le unità immobiliari devono essere dotate di impianto di riscaldamento. Quindi, se hai per esempio un vecchio fabbricato che non era dotato di impianto di riscaldamento, una casa al mare che non è riscaldata, per quegli immobili non puoi usufruire dell'eco bonus. Fatte salve alcune eccezioni che poi ti dirò. Entriamo adesso nel vivo e quindi andiamo a vedere quali sono questi interventi. Partiamo dagli interventi sull'involucro, cioè l'involucro è diciamo, la pelle, la parte esterna dell'edificio e distinguiamo l'involucro opaco e l'involucro trasparente. Il primo è costituito dalle pareti, dal tetto, dai solai, il secondo dalle finestre in sostanza. Il tetto massimo, la spesa massima detraibile è di 60.000 euro. Per tutti gli interventi sull'involucro opaco e trasparente. Cambia però l'aliquota di detrazione, perché per gli interventi sull'involucro opaco, quindi per esempio per la realizzazione di un cappotto, dell'isolamento di un tetto e così via, hai a disposizione il 65% di detrazione o comunque di recupero. I lavori sugli infissi, quindi la sostituzione degli infissi, invece è il 50%. Passiamo a un altro intervento, che è la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, cioè la sostituzione dell'impianto di riscaldamento. Quando parliamo di sostituzione, parliamo di sostituzione dell'intero impianto o anche solo di una parte. Quindi non ha importanza la tipologia di impianto, può essere un impianto a riscaldamento, un impianto a radiatori, un impianto con vettori. La differenza però si fa sulla tipologia di generatore di calore. Allora, diciamo innanzitutto che l'importo massimo detraibile, anche in questo caso, è unico ed è di 30.000 euro. Cambia anche qui l'aliquota di detrazione, perché se sostituisci la tua vecchia caldaia con una pompa di calore, hai a disposizione il 65% di detrazione. La stessa cosa se lo sostituisci con un sistema ibrido, caldaia a condensazione più pompa di calore. Se invece lo sostituisci con una caldaia a condensazione, bisogna fare una distinzione. Se ti limiti semplicemente all'installazione della caldaia a condensazione, l'aliquota scende al 50%. Se invece contestualmente installi nell'impianto dei dispositivi di termoregolazione evoluta, in questo caso l'aliquota è del 65%. Non mi soffermo in dettaglio su cosa sono questi dispositivi, ti dico genericamente che si tratta in sostanza di termostati intelligenti che consentono la gestione dell'impianto di riscaldamento anche da remoto, ad esempio tramite l'app del cellulare, quindi puoi accenderlo, spegnerlo, monitorare i consumi e così via.
Anche su questo, in effetti, sarà necessario probabilmente un video a parte. Su tutti gli interventi di cui ti accenno in questo video, probabilmente sono necessari degli approfondimenti perché sono, diciamo, ogni singolo intervento merita di essere visto in dettaglio. Quindi, come ti ripeto, in questo video faccio un po' una panoramica di carattere generale. Quindi, se contestualmente alla caldaia metti questo tipo di dispositivi, la detrazione è del 65%. Altri interventi che sono detraibili con l'ecobonus sono diversi, sono numerosi, perché per esempio, diciamo, rientrano anche l'installazione di schermature solari, quindi anche di tende da sole o comunque di sistemi oscuranti di vario tipo. Ci sono poi i microcogeneratori, cioè sistemi per la produzione contestuale di energia elettrica e di energia termica. E in questo caso la spesa detraibile può arrivare addirittura a 100.000 euro se si rispettano particolari requisiti di rendimento energetico. Ci sono poi i sistemi domotici, sempre legati alla gestione dell'impianto di riscaldamento. E poi, come ti ho detto, ci sono alcune eccezioni che sono agevolate anche nel caso di edifici non dotati di impianto di riscaldamento. Si tratta dei pannelli solari termici, cioè i pannelli che producono energia, cal no, energia producono acqua calda ad uso sanitario, quindi parliamo dei collettori solari. In questo caso la spesa massima detraibile è di 60.000 euro e l'aliquota di detrazione è del 65%. E poi abbiamo le cosiddette caldaie a biomassa, quindi anche camini, termocamini, stufe a pellet. Questo tipo di generatori, se installati in un immobile privo di impianto di riscaldamento, sono comunque agevolati e con un'aliquota del 50% su una spesa massima detraibile di 30.000 euro. Quindi, come detto, abbiamo fatto una panoramica di carattere generale perché, come puoi vedere, il panorama degli interventi è molto ampio. Ho dimenticato di dirti una cosa: a parte questi singoli interventi, è agevolato anche l'intervento di riqualificazione globale del fabbricato, quindi un intervento che comprende un insieme di lavori che possono essere insieme di isolamento termico, di sostituzione del generatore di calore, di installazione di collettori solari, tutto nel suo complesso agevolato al 65% su una spesa massima detraibile di 100.000 euro. Quindi, come detto, per approfondimenti successivi ti invito naturalmente a continuare a seguirmi, magari a iscriverti al canale in modo da ricevere le notifiche quando ci saranno questi aggiornamenti. Adesso concludiamo la trattazione cercando di vedere quelli che sono gli adempimenti necessari per poter usufruire di questo bonus. Allora, come sempre, la prima cosa da fare è essere in regola con tutti gli adempimenti di carattere edilizio urbanistico, quindi se l'intervento necessita di un titolo abilitativo, farsi redigere il titolo da un tecnico abilitato. E se non è questo il caso, cioè se l'intervento si può realizzare in edilizia libera, invece puoi semplicemente predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Altro adempimento molto importante riguarda il modo in cui vengono fatti i pagamenti. I pagamenti devono essere fatti esclusivamente con bonifico parlante. Se vuoi sapere cos'è il bonifico parlante, ti invito a seguire il video sul bonus di ristrutturazione in cui ne parlo. Qui ti dico soltanto che la differenza è che nel bonifico per l'ecobonus è prevista una causale specifica che riporta in effetti la legge di riferimento. Altro adempimento invece che è specifico dell'ecobonus è la comunicazione NEA che va fatta entro 90 giorni dal termine dei lavori sull'apposito portale predisposto da Enea.
Quindi, fatto questo, ovviamente, se ti avvali per usufruire del bonus della detrazione fiscale, non dovrai far altro che inserire in dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile e le spese sostenute e potrai detrarre le spese nell'arco di 10 anni. Se invece ti sei avvalso dello sconto immediato in fattura o della cessione del credito, dovrai fare comunicazione di questa scelta all'Agenzia delle Entrate e questo va fatto entro il 16 marzo di ogni anno, quindi per le spese del 2021 entro il 16 marzo del 2022. Con questo ho concluso questa che abbiamo chiamato panoramica generale sull'ecobonus. Per gli approfondimenti, come detto, ti invito ad iscriverti al canale e ti invito a seguirmi anche perché nei prossimi giorni ti parlerò degli altri incentivi fiscali per l'edilizia, perché esistono ulteriori tipologie di incentivi fiscali, in particolare ti parlerò del bonus facciate e del bonus verde. Continua quindi a seguirmi e ci vediamo alla prossima.